l'ennesima edizione della festa del Verdicchio. Come vedete alle mie spalle, tanta euforia della gente accorsa da tutta Italia. La formula è sempre la stessa: musica, stands gastronomici e tanto vino. Mi dicono da studio che nella notte un contadino del luogo ha avvistato uno strano veicolo accompagnato da un bagliore e da forte frastuono. Aspettate, abbiamo la testimonianza. Ma ragazzi, ma che cazzo l'ha scritta sta notizia? Ma quella di chi è? Ma da dove è? Ma paria che casa... Ma forte, forte proprio... Marti? Marti, mi ricevi? Mi ricevi, Marti? Marti? Marti, mi ricevi? Oh! Ma funziona sto ciaffo? Vabbè, senti Martin, le cantine di questo paese sono tutte vuote ormai. Ho fatto dei conti per capirci qualcosa e ecco, come dire, un tuo eventuale fallimento causerà un paradosso temporale capace di provocare una reazione a catena che scomporrebbe il continuo tempo-spazio distruggendo tutte le vigne per sempre! Peggio da grandine! Le raccomandazioni sono sempre quelle. Non parlare con nessuno, non toccare niente, non guardare niente e soprattutto non bere niente! Le conseguenze di ciò potrebbero essere disastrose. Quindi hai capito, dagli lesto, salvasse quattro bottiglie, salti in macchina e torna indietro nel futuro! Abbiamo bisogno di bere, Marti. Oh, bisogno di bere! Grande Giove. Right about now, funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now, about now, about now, about now. Marti, ce l'hai fatta! Sei riuscito a far qui? Sei riuscito a salvare la festa! Ma sì, ce l'hai fatta! Questa sbronza che ti sei pigliato, hai trovato il passato, hai ritornato quello di una volta! Hai aperto un varco dimensionale e sei riuscito quadridimensionalmente a portare le botti qua, ora, con te! Hai salvato la festa! E il vino, Marti! Il vino! E dattene custodita, no? Sor, pigliete, saltiamo in macchina! Marti, come ti senti? Benino. Ma perché abbiamo un'altra missione da compiere.